Ciao a tutti e bentornati sul canale. Finalmente riesco a girarvi questo video, ossia la skincare low cost. Vi avviso già che sarà diviso in due video molto lunghi. In questo video vedremo tutta la mia skincare, a partire dai detergenti, serie viso. Tutto. Il secondo video invece ho preferito dedicarlo interamente alle maschere. Questo perché? Perché se facessi un unico video io penso che resterei qua tutto il giorno. Ed è anche un modo per non fare un video troppo lungo, magari noioso. Preferisco magari farvi anche riposare fra un video e l'altro. Non so come sia stato possibile racchiudere in un unico video tutta la mia skincare low cost. Questo video per me è quasi impossibile da realizzare, ma ci proviamo. Quindi io mi sono fatta tutta una lista facendo una grandissima scrematura appunto per il costo, perché comunque la mia skincare non si limita solo a questi prodotti che sto per mostrarvi, ma ce ne sono tanti altri. Però, essendo un target comunque low cost, grande scrematura. Vi avviso che tantissimi prodotti non li possiedo fisicamente, perché magari sono prodotti che ho provato 2 anni fa e non li ho fisicamente, ma vi lascerò comunque sempre una foto nel caso io non abbia il prodotto con me. Ci tengo a specificare una cosa per me molto importante: ognuno di questi prodotti l'ho provato personalmente. La maggior parte di questi li trovate anche già recensiti nel blog. Quindi per ogni prodotto non starò a dirvi questo, te l'ho trovato nel blog, magari ve lo scrivo direttamente. Cercherò, se possibile, di lasciarvi qua sul video una banda con il nome del prodotto, il marchio e il prezzo. Io lo so che una volta terminato questo video ci saranno tantissimi altri prodotti low cost di cui vorrei parlarvi, quindi magari un domani, cosa ne so, fra 2 anni vi faccio una skincare low cost aggiornata con tanti nuovi prodotti. E il brutto è che i video non si possono modificare, la cosa brutta è quella. Quindi io spero davvero di essermi ricordata di tutto. Per cercare di crearvi un video il più completo possibile, troverete spesso una suddivisione per pelle mista o per pelle secca, perché nel corso della mia vita le ho avute entrambe. Ho avuto una pelle completamente arida, ho avuto una pelle grassa, ho avuto una pelle mista. Normale quasi mai. Questo è il motivo per cui riesco a consigliare a tutti questi tipi di pelle prodotti differenti, perché ora come ora se vi consigliassi una skincare sarebbe per una pelle prettamente mista o misto grassa. Quindi ci tengo comunque a consigliare dei prodotti per ogni tipo di pelle. Data la mia maniacalità con le liste, ho deciso anche di suddividerle in sottocategorie. Iniziamo con gli struccanti. Primo struccante low cost, l'acqua micellare bifase di Garnier. Per chi mi segue, chi mi conosce, sa che è il mio struccante preferito da più di 3 anni. Ne esistono due tipologie, questa all'olio di argan e questa con estratto di fiordaliso per occhi e pelli sensibili. È la prima volta che la provo e mi sto trovando veramente benissimo. Questa invece l'avrò comprata almeno 6 volte, quando la trovo in promozione ne prendo almeno 3 di scorta, perché veramente è, a mio avviso, il miglior struccante mai provato. Essendo bifasico, semplicemente si va ad agitare così che si vadano a mescolare le due sostanze. Successivamente vado a utilizzare un dischetto di cotone. Li lascio agire e veramente il trucco si rimuove in un attimo. La variante al fiordaliso è anche adatta per chi porta le lenti a contatto, perché comunque ha un occhio più sensibile rispetto a chi non le porta. Due cose che tengo a specificare: non lascia residui oleosi. Non sono d'accordo perché comunque è un'acqua composta da una sostanza acquosa e una sostanza oleosa, quindi i residui oleosi ci sono. Che è senza profumo non è vero. E inoltre c'è scritto che non è necessario risciacquare. Risciacquate sempre qualsiasi struccante, che sia un bifasico, che sia un'acqua micellare, che siano salviette struccanti, risciacquatele sempre. Altro struccante ottimo è quello della Sien. Vi lascio qua la foto perché non l'ho ancora ricomprato da quando l'ho terminato. È uno struccante che sembra un'acqua micellare perché non è assolutamente oleoso, ma strucca benissimo anche il trucco waterproof. Lo trovo estremamente efficace. All'interno ha estratto di fiore di loto e di seta, molto delicato ma anche molto efficace. La confezione non mi fa proprio impazzire perché è di quelle dove dovete premere per far uscire il prodotto, quindi c'è un po' di spreco, però per il costo che ha, veramente straconsigliato. Lo struccante di Sephora, anche questo ve lo lascio qui perché l'ho terminato.
e avevo comprato la mini confezione da viaggio. Uno struccante estremamente efficace con all'interno estratto di fiordaliso e provitamina B5 specifica per non rovinare le ciglia. Ed effettivamente vi dico che nel dischetto struccante era raro trovare delle ciglia cadute. Lascia un po' di residui oleosi, quindi successivamente sempre una bella detersione. Un altro struccante che ho trovato ottimo è quello di Nivea. Anche questo è uno struccante che va sempre agitato in quanto bifasico. Anche questo lascia un po' di residui oleosi, ma meno rispetto a quello di Sephora. Estremamente delicato, anche questo contiene le vitamine per proteggere le ciglia. L'unica pecca secondo me è il formato, perché sono solo 125 ml, che proprio io me li bevo quasi, perché comunque ne uso parecchio di struccante. Quindi spero che un domani la Nivea crei un maxi formato. Sempre ottimo come struccante è questo gel micellare di Garnier. Questo con il tappo rosa è specifico per pelli sensibili. È una formula senza profumo, senza parabeni, con estratto di uva, stavolta realmente senza profumo. Si tratta di un gel bello denso, trasparente, che mi piace perché crea una bella schiumetta. Se sono truccata poco lo utilizzo come unico struccante, perché comunque strucca bene. Se invece ho un trucco comunque come oggi bello pesante, preferisco magari utilizzare un bifasico sugli occhi e tutto il resto del viso lo strucco solo con questo. È ottimo anche come detergente per eliminare comunque tutti i residui di make up. È uno struccante che va bene anche sugli occhi, però è ovvio che se vi entra un po' di prodotto all'interno degli occhi pizzica leggermente, quindi è bene sempre tenere gli occhi ben chiusi quando si struccano. Come struccante è davvero molto delicato, ma lo sconsiglio a chi ha una pelle particolarmente secca. Un altro struccante che in realtà non è conosciuto granché è il gel struccante alla o al Chiaia, non so se pronuncio bene. È un gel di Bottega Verde color caramello, e fra l'altro fra gli ingredienti ha anche il caramello, e mi ricorda tantissimo il gel struccante di Garnier. Molto delicato, strucca bene come l'altro. Se avete un trucco pesante è meglio eliminate almeno il trucco occhi, perché si strucca bene ma magari è un po' più difficile da rimuovere velocemente, quindi dovete un po' insistere. Ma anche questo è uno struccante veramente valido. Ultimo struccante è questo di Yves Rocher, uno struccante struccante rapido occhi, ed è uno struccante bifasico. Anche questo contiene l'estratto di fiordaliso, che è davvero ottimo per proteggere le ciglia. Una volta emulsionato diventa così, ottimo come struccaggio, non brucia gli occhi, ma anche questo un pelo di residui oleosi li lascia. È veramente valido sul trucco waterproof, sui mascara belli pesanti e con i rossetti liquidi a lunga tenuta. Passiamo alle acque micellari. Acqua micellare all'acqua di rose di Roberts. Questa sarà almeno la terza o quarta confezione che ricompro. È un'acqua micellare fantastica, rimuove il make up veramente in un attimo, estremamente delicata. Non contiene parabeni né saponi, ma all'interno ha tutto un mix di idrolati di rosa. C'è la rosa damascena, la rosa gallica, la rosa canina, c'è tutto questo mix di rose. L'unica pecca appunto questo, io odio la fragranza alla rosa, ma quella è una cosa veramente soggettiva. La confezione mi piace anche perché è piccolina e quindi da questo forellino non avete sprechi di prodotto. È una confezione da 200 ml, continuo a ricomprarla perché comunque tonifica la pelle, la rende estremamente luminosa, oltre che a struccarla veramente benissimo in modo estremamente delicato. Un'altra acqua micellare di cui vi voglio parlare è questa di L'Oreal, che dovrebbe essere della linea fiori puri o fiori rari, non mi ricordo mai il nome. È un'acqua specifica per trucco viso, occhi e labbra, ottima anche con il trucco waterproof. Molto delicata sul viso, anche sugli occhi è veramente delicata, quindi io non ho mai avuto problemi di bruciore o di rossore. È arricchita con glicerina, quindi è particolarmente idratante. Anche qui boccione da 400 ml, fra l'altro questo l'avevo preso in promozione tipo a 2,90 €, veramente un ottimo acquisto. Anche qui se c'è scritto non risciacquare, lasciate perdere. Questa l'avete vista abbastanza recentemente perché ve l'ho recensita qualche settimana fa sul blog, ed è l'acqua micellare della linea Argan di Equilibra. Io adoro le confezioni così con le pipette. Non lo so, sono ossessionata dalle pipette sia per l'acqua micellare, i detergenti, le creme. Se trovo questo tipo di erogatore io non resisto, non so perché. Una cosa che adoro di questo erogatore è che spesso, come in questo caso, si può girare e sigillare. Così in questo caso non si ha perdita di prodotto. Motivo per il quale io spesso la porto in valigia proprio tranquilla
e serena sapendo che una volta che apro la valigia non trovo tutto allagato. Allora, è un'acqua micellare senza parabeni, siliconi, senza petrolati e PEG, senza oli minerali e paraffina, senza SLES e SLS, con all'interno tensioattivo da olio di argan, acido ialuronico, estratto di gardenia e tensioattivi di origine vegetale. È veramente un'acqua micellare ottima. Per ultimo vi dico che ha anche un profumo fantastico. Adoro come equilibra, rende l'argan. E ve lo dico per ultimo perché ovviamente non è fondamentale, però è veramente una profumazione dolce ma non stucchevole e anche fresca. Prossime acque micellari vi lascio quale foto perché ne ho provate due dello stesso marchio e sto parlando delle acque di Sobioetique, un brand francese certificato EcoCert. Ho provato sia questa variante che al tappo rosa, quindi solitamente rosa è sempre associato alle peli sensibili, e contiene bisabololo, idrolato di rosa e aloe, delicatissima, ma secca leggermente la pelle, quindi se avete una pelle secca ve la sconsiglio, ma come struccaggio è ottima, anche con il trucco waterproof. L'altra invece con il tappo dorato è la variante all'argan con un'azione anti-age, molto più idratante. Come struccaggio sono identiche, però diciamo che questa è meglio magari per una pelle mista e questa per una pelle un po' più secca, perché contiene acido ialuronico, olio di argan ma anche estratto di camomilla, quindi ancora più delicata. Un'altra acqua micellare veramente pazzesca, che penso la maggior parte di voi ha provato, vi lascio la foto, è l'acqua micellare per peli sensibili di Garnier con il tappo rosa. Fantastica, l'ho usata proprio come acqua da battaglia in qualsiasi situazione, non mi ha mai deluso, non brucia gli occhi, è fantastica perché sono sempre riuscita a eliminare il trucco più resistente, non ha chissà quale particolare ingrediente al suo interno, ma veramente io ve la consiglio. Passiamo ora ai detergenti. Prima di girare questo video mi sono resa conto che urge che io compri dei detergenti perché ne ho solo uno. Questo è l'unico che mi è rimasto fisicamente perché tutti gli altri di cui vi parlerò non li possiedo più. È un detergente alla cerola di Tony Moly. Questo io l'ho acquistato su Maki Beauty, l'avevo pagato 3,90€, quindi proprio una fesseria. È una confezione da 180 ml, è enorme. Allora, è veramente particolare, cerco di farvela vedere. Allora, come vedete è una sostanza densa quasi tipo un dentifricio, ma voi non potete immaginare la schiuma che crea, e infatti fra l'altro c'è scritto che è una foam cleanser, quindi comunque nasce come mousse detergente, però essendo una confezione così in tubetto, essendo comunque il prodotto quasi come un dentifricio, io ve lo metto nei detergenti, però questo utilizzato con il Clarisonic è una bomba, veramente una schiuma fantastica, un profumo buonissimo. Come detergente è bello purificante ma anche idratante senza ungere e lascia la pelle molto luminosa, infatti c'è scritto qua effetto healthy, quindi questo effetto pelle sana. Tra l'altro all'interno, oltre che la cerola che è un tipo di ciliegia, contiene anche estratto di camelia, inoltre contiene estratto di melaleuca che sarebbe il tea tree, però in questo caso è l'acqua, quindi sarebbe l'idrolato del tea tree. In realtà l'avevo comprato così un po' per caso, perché comunque tutto ciò che ha creato nei Moly io veramente ne sono dipendente. Non ho trovato recensioni su questo prodotto, ma ve lo recensirò a breve perché mi sta piacendo tantissimo. Come vi dicevo, tutti gli altri non li possiedo, quindi troverete sempre la foto. Il primo è il detergente 3 in 1 Giardino Cosmetico. 3 in 1 perché strucca anche. Diciamo che questo è un detergente che io stra consiglio a chi ha una pelle misto grassa, perché è estremamente astringente e purificante. Contiene al suo interno estratto di pompelmo, estratto di anice e di amamelis, quindi per una pelle misto grassa è eccezionale, lascia proprio la pelle liscissima da quanto è purificata. Ed inoltre è certificato ICEA, perché comunque Giardino Cosmetico è un brand bio. Io lo trovo spessissimo da saponi e profumi e sono curiosa di provare altri prodotti e penso che riacquisterò comunque questo tipo di detergente, soprattutto quando la mia pelle sputa sebo come se non ci fosse un domani. Anche il prossimo detergente lo consiglio a chi ha una pelle mista, ma magari fra normale e mista, diciamo, ed è il detergente Hydra Vegetal Dives Rocher. Contiene al suo interno linfa d'acero e amamelis. Inoltre è un prodotto senza parabeni e senza siliconi. È un gel trasparente, anche questo l'ho amato con i Clarisonic, che deterge in profondità, lascia la pelle bella pulita e purificata. Vediamo invece un detergente per le pelli secche. Quando avevo la pelle molto molto secca, mi piaceva tantissimo
il detergente setificante Largan di Bottega Verde. Come vedete dalla confezione c'è la pipetta, quindi l'ho comprato proprio a occhi chiusi, e inoltre la linea Largan di Bottega Verde è la mia preferita in assoluto. Lo amavo quando avevo la pelle secca perché la nutriva, la lasciava bella morbida e idratata, senza comunque lasciarla unta. Mi piaceva soprattutto utilizzare la sera quando avevo appena finito di struccare il viso. In ultimo, altro detergente per le pelli miste e grasse è il detergente Aqua Wash Gel, non so se l'ho letto bene, di Alverde. Questo lo consiglio solo a pelli misto grasse perché è estremamente purificante. All'interno contiene l'alga bruna e l'alga clorella, mi sto intrippando, e inoltre contiene acqua di mare. Veramente ottimo, questo lo usavo la mattina con Clarissoni, che proprio dava questa sferzata di energia fantastica. Passiamo invece a un'altra mia ossessione, ossia le mousse detergenti. Come ben sapete, io adoro lavare il viso con le mousse. Mi sembra quasi di immergere il viso dentro una nuvoletta, quindi proprio una sensazione per me estremamente piacevole. La mia mousse preferita, che mi rendo conto di non avere fisicamente ma che devo andare a comprare perché non posso restare senza, è la mousse detergente purificante Largan di Bottega Verde. Questa specifica per pelli miste. È fantastica, lascia il viso estremamente pulito e purificato, morbido e anche bello profumato. Seconda mousse è la mousse detergente di Glossip. Non è una linea facile da reperire. Io avevo fatto anni fa un ordine online e alcuni prodotti mi erano piaciuti tantissimo, e forse quello che mi era piaciuto di più è stata proprio la sua mousse detergente, che fra l'altro ha un inci verde e contiene anche estratto di riso. Molto molto delicata, la consiglio sia a chi ha una pelle mista che ha una pelle secca, perché comunque la trovo estremamente delicata, deterge bene il viso e non brucia neanche gli occhi. Prossima mousse è questa, la mela verde di Alverde, uno scioglilingua, ed è un 3-in-1, ma non riesco a dirvi nient'altro perché è tutto in tedesco e, come sapete, il bollino in bulgaro. Fra l'altro vi lascio qui il video spacchettamento di Alverde, vi ho fatto vedere tutto ciò che mi ha inviato la mia sorella bulgara, che fra l'altro fra qualche giorno sarà qui, io non sto più nella pelle. Torniamo a noi. Allora, questa mousse solo per pelli misto grasse è di un purificante fantastico. L'unica pecca è che non esce più prodotto, si è bloccata la pipetta, ma ce n'è parecchio, sono disperata perché è veramente ottima, purificante. Lascia la pelle asciutta, bella pulita ed etersa, e ha un profumo fantastico. Dal disegnino penso che ci sia anche lama all'interno, forse questo è il motivo perché comunque lascia la pelle così bella asciutta. Fantastica. Di questa linea io ho anche la mousse alla camomilla, ma non l'ho ancora provata, quindi per onestà vi dico che se è buona come questa, penso che anche con quella alla camomilla mi troverò benissimo. Però non avendola ancora provata, non vi posso dire ancora niente. Una mousse che ho veramente da tanto tempo e devo finire il prima possibile è la nuvola struccante di Neve Cosmetics. Fra l'altro hanno anche rifatto il pack, ma io non l'ho ancora finita. Buonissima. Anche questa la consiglio per una pelle mista. È una delle mie preferite, fra l'altro, fra tutte quelle che vi ho fatto vedere, perché ha un profumo estremamente delicato. Mi piace lavare il viso la mattina appena sveglia con questo prodotto perché è proprio fresco. Mi mette quasi di buon umore, non so come sia possibile. Ed è una mousse azione disintossicante con estratti di bambù ed amamelide. In realtà nasce come struccante, ma non lo trovo per niente efficace. Però come mousse detergente è fantastico. L'ultima mousse in realtà non gli avrei dato un centesimo, proprio fiducia zero. E sto parlando della Lovely and Bubbly di Primark. Fra l'altro, quando una amica è stata da Primark, le ho chiesto la cortesia di portarmene un'altra confezione perché mi sta piacendo da matti. Allora, è sempre una mousse detergente con estratto di rosa e vitamina E, adatta a tutti i tipi di pelle. Ed è vero, perché secondo me anche chi usa una pelle secca con questa mousse si troverebbe benissimo. È molto fresca, non è troppo purificante, ma pulisce veramente bene il viso e lascia la pelle veramente morbidissima. Non sono neanche a un terzo del video, io non finirò mai. Passiamo ai tonici. Ci sono moltissime ragazze che non usano il tonico. Io da quando ho iniziato a utilizzarlo anni e anni fa, veramente un prodotto di cui io non posso fare a meno. Cambia totalmente una skincare e fra l'altro è uno step fondamentale. Fra l'altro io vi ho già fatto tutto un video dedicato alla skincare mostrandovi tutti i passaggi che facevo e ve lo lascio qui. Il primo tonico di cui vi parlo è il tonico al melograno con azione anti-age di Nonique. Questo brand è
pazzesco, è un brand, se non sbaglio, sempre tedesco, veramente low cost, ma i prodotti sono ottimi e fra l'altro è anche un brand bio. Come tonico è abbastanza piccolino, ma vi dura tantissimo perché ne serve veramente poco. È un tonico che io mi sento di consigliare a chi ha una pelle secca, perché io l'ho utilizzato un inverno ed era fantastico. Contiene aloe, melograno e bacche di acai, ma è veramente fantastico. Sono sicura di riacquistarlo e spero di reperirlo, perché come brand è abbastanza difficile da trovare. Bisogna semplicemente andarlo a ricercare nelle mie profumerie online. Tonico che non mi sarei mai aspettata di poter apprezzare è questo all'avena di Bottega Verde, che fra l'altro da poco ha riformulato tutti i prodotti. 99% di ingredienti di origine vegetale, senza alcol e senza profumo. È vero che non ha profumo ed è vero che non ha alcol, perché non ha quell'azione di freddo sul viso, ma ha un'azione estremamente addolcente. Oltre che essere senza profumo e senza parabeni, ci sono i formaldeide, SLS, coloranti di TA e oli minerali. Veramente ottimo, me lo sto lasciando magari per il periodo in cui la pelle sarà ancora più secca, quindi ne sto usando altri, però non vedo l'ora di utilizzarlo perché è veramente super lenitivo e addolcente. Tonico invece che consiglio a chi ha una pelle fra mista e pelle grassa è il tonico astringente purificante di Anthos. Vi lascio qui una foto, mi sono pentita di non averlo recensito perché mi era piaciuto tantissimo. È ottimo perché è una pelle con tendenza acneica, con tendenza a lucidarsi tantissimo e con pori dilatati, perché è estremamente astringente grazie al rosmarino e alla salvia che sono contenuti al suo interno. Anche Anthos è stata una bella scoperta e spero di provare presto altri nuovi prodotti. Altro tonico specifico per pelle mista è questo di Fior di Magnolia, che ha creato tutta una linea eco bio perché è certificata ICEA. Questo è un tonico viso riequilibrante con estratto di magnolia, malva e rosa damascena. Guardate quanto poco me ne rimane. Una rivelazione. Chi ha una pelle mista deve provare questo tonico perché è fantastico. Fra l'altro è anche un tonico purificante, perché io come passo il dischetto, il dischetto appunto è quasi grigio. E da quello riconosco sempre quando un prodotto è purificante, perché io già con cola ho lavato il viso e invece il tonico riesce a pulire ancora più in profondità. Questo è il motivo per cui il tonico è un elemento fondamentale nella skincare. Ma sì, facciamo propaganda al tonico. Lo riacquisterò sicuramente. Gli ultimi due tonici sono specifici per pelli secche. Il primo è tonico idratante di Deborah. Come sempre vi lascio qui la foto. Una rivelazione anche questo tonico. L'ho usato tutto lo scorso inverno, mi era piaciuto tantissimo, se non fosse per l'odore un po' mentolato, perché all'interno ha l'olio di menta e l'olio di lavanda. Quindi tralasciamo questo aspetto, che è un gusto personale, mi è piaciuto tantissimo perché illuminava in un attimo l'incarnato, lasciava la pelle estremamente morbida e idratata. Inoltre all'interno contiene aloe, argan e anche estratto di peonia bianca. Veramente un tonico ottimo. Peccato che si senta poco la profumazione di lavanda, perché se avesse profumato più la lavanda che la menta l'avrei veramente apprezzato ancora di più. L'ultimo tonico invece è il tonico della linea Hydra Vegetal, sempre di Yves Rocher. Mi fa strano come sia possibile che quel tonico fosse specifico per pelli secche e il detergente invece fosse per pelli miste. Non so come sia possibile. È un tonico estremamente idratante, illumina in un attimo la pelle e lo utilizzavo sia con il dischetto di cotone ma anche direttamente con le mani, perché mi piaceva proprio andarlo a pressare sulla pelle del viso, che appariva bella luminosa e radiosa. È un tonico senza alcol, senza parabeni e senza oli minerali. Veramente super consigliato. Mi stavo dimenticando di un tonico, fra l'altro è quello che sto usando in queste settimane, ed è il tonico all'aloe di Equilibra, anche questo senza alcol. Ormai ho bandito l'alcol dai tonici, perché comunque quell'azione effetto freddo non è super positivo, perché l'alcol si va a seccare la pelle, quindi una pelle mista può pensare ah che bello, però a lungo andare non fa benissimo, quindi se posso li evito. Poi ogni tanto, se il tonico mi piace e c'è l'alcol, ci passo sopra, la verità. Comunque questo è un tonico con provitamina B5, 20% di aloe vera ed è senza alcol. La profumazione a me piace tantissimo. Ma perché mi piace? Perché è il primo prodotto all'aloe che non mi fa spuntare brufoli. Io non so che cosa ho contro l'aloe, perché ogni volta che uso anche una maschera purificante o qualsiasi crema prodotto all'aloe mi riempio di brufoli, cioè tutti quelli che io sto coprendo, perché da poco ho usato una maschera in tessuto che conteneva aloe. Ogni volta io ci provo e dico vabbè, ma magari con questa andrà meglio. No, comunque
questo all'aloe non mi ha fatto neanche uscire questi maledetti brufoletti, ma mi piace tantissimo perché proprio è lenitivo e addolcente sulla pelle. Mi ricorda molto quello di Bottega Verde all'avena, però questo è leggermente più rinfrescante. Passiamo ai sieri. Il mio siero preferito tra tutti quelli che abbiamo mai provato è il siero Allergan di Omia. È stato uno veramente dei sieri più belli che abbia mai provato. Lo consiglio sia a chi ha una pelle mista che a chi ha una pelle secca, perché è ottimo in entrambi i casi. A volte è strano anche riuscire a spiegarlo, perché idrata la pelle ma la lascia subito asciutta perché ha un assorbimento ultra rapido. Fantastico, mi è piaciuto veramente tantissimo e questo sicuramente lo devo ricomprare. Altro tonico all'argan è questo siero urto di Delidea, sempre brand bio, e dice di avere questa azione urto con effetto filler. La verità, non mi piace quanto quello di Omia, ma comunque è un ottimo siero. Questa azione filler non vi so dire, perché comunque non ho un tipo di pelle che necessita ancora di effetto rassodanti liftante, ma una volta che lo uso comunque la pelle risulta più tonica. Non è ad assorbimento ultra rapido, ci mette un po' ad asciugarsi, forse anche uno dei motivi questo per cui preferisco quello di Omia. Anche questa confezione airless, che sono le mie preferite per non intaccare il prodotto. Sono curiosa di provare l'altra variante, quella al melograno, perché di quella avevo provato un campioncino e mi era piaciuto veramente tanto. Altro siero che mi avete visto spesso nei video è il siero potenziato all'uva rossa di Bottega Verde. Un siero molto particolare perché è quasi un siero in gel, si assorbe in un attimo, e anche questo lo consiglio sia chi ha una pelle secca che chi ha una pelle mista, perché contate che il siero serve da coadiuvante per la crema che mettete subito dopo, prepara la pelle appunto alla crema. Mi è piaciuto tantissimo perché la pelle la rendeva iper luminosa, più rimpolpata e più rassodata. All'interno contiene acido ialuronico, estratto di uva e zuccheri d'uva. Non contiene oli, questo è il motivo per cui lo consiglio comunque anche ad una pelle mista, perché non unge ma idrata in profondità. L'ultimo siero, ragazze, sfora di pochi euro il mio target low cost. Diciamo che io per low cost intendo sotto i 10 euro. E questo siero mi sembra che costi 13 qualcosa o 12 qualcosa. Ma io comunque ci tengo a consigliarvelo perché è uno dei sieri davvero più belli che io abbia mai provato. Sto parlando del siero antiossidante di Bioficina Toscana. Ha un effetto super rimpolpante, rinvigorente e illumina la pelle in un attimo. Ha un assorbimento rapidissimo ed è questo il motivo per cui io ve lo consiglio. Vi leggo cosa tutto contiene perché non me lo posso ricordare. Allora, non contiene parabeni, siliconi e petrolati, SLS, SLS, certificato ICEA ed è nickel test. Contiene acido ialuronico, bisabololo, vitamina E e vari estratti biologici, fra cui il ribes nero, il mirtillo, il lampone e la foglia di vite. Fra l'altro profuma di, appunto, di fruttiro e soprattutto di mirtillo ed è estremamente piacevole. E anche la consistenza mi piace perché è sempre un siero in gel.